hanno ucciso l'uomo ragno. 883, Max Pezzali. Chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo gatto, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Così Max, che sta così. Vieni, vieni qua, va. Guarda, voglio iniziare, ho capito, Enrico, torna in te, vabbè. Ma indovina da chi voglio iniziare. Uè, iniziamo dalla Mendolino, Amendolino. Voglio iniziare da Claudia Amendo. Tu preferivi Timberlake o no, no, o Max Pezzali? No. Allora, allora, no, mi sembra molto bene, molto bene. Vedi? Che oltre a Pezzali, sì, che la canzone me lo ricordava in effetti, sì, sembrava un po' un misto tra, tu ricordi quello dei Brutus? Tra lui e Martin Feldman in... Di Mel Brooks. Frank e Stagione. Quindi devo dire che stai crescendo sempre più. Mi fai un po' meno schifo dell'altra volta. Sempre per stimolarti, eh. Sempre per ovviamente, cioè. Ovviamente, sempre per... Loretta. Grazie. No, io avevo fatto un segno come di ciao. Ah. Ciao. No, questo era il segnale fra noi e Pino Insegno. Sì, che sì, praticamente ha dato via 5. Con la media del 5, ma sì, non del 5 perché è insufficiente, perché 5 punti bisogna darli, ecco. E proprio però, me li vuoi dare, scusa. Aspetta, no, cioè se devi scegliere con tutto l'ambaradan cincì e cocò, a me devi dare, scusa, perdona. Posso dirti, no, posso dirti? Sì. Quanto ti ho dato per Rovazzi? Te lo sei scordato? Ah, non fa così. Lo vedi? Tu vai a guardare. No, 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 per favore, diventa peggio del Gangnam Style questo. Quindi lei...
No, allora, bene, benino. No, io dico che è andato bene e che soprattutto voglio sapere se le hanno messo, qualcosa per tenere gli occhi sbarrati così. No, proprio l'occhio che pensavo a Mendola, ho detto mamma mia. Ma hai preso e mi è partito qualcosa, l'occhio. Hai preso qualcosa? No, è così di suo. È così di suo. Va bene. Comunque, invece grazie perché ci hai fatto molto divertire, grazie ai ragazzi che hanno fatto cose fantastiche, ho visto uno che in momenti quasi si ammazza. Come si chiama? Volevi aggiungere qualcosa? Claudio voleva aggiungere qualcosa. Sì, benvenuto Claudio, buonasera. No, che tra l'altro prima... Ti ho fatto schifo, ci hai ripensato? No, ho detto di no. Stavo dicendo che tra l'altro prima della trasmissione ho conosciuto tua mamma e tua sorella. Che dove sono? Là. Eccole là, buonasera. E sono ancora più stupito perché voglio dire, com'è possibile? Sempre la vecchia storia del cavolo? Che ne so, quando si parla di cavolo mi viene in mente su Justin Timberlake, io te lo dico. No, per favore. No. Sta fermo. Enrico. È vero. A me lui mi diverte molto perché è lo spirito della trasmissione. Anche cioè questo, certo. Non sei proprio dalle quale, ma show lo fai e mi diverto. È che la parte del titolo che riguarda lo show, giustamente. Ma adesso ti capitano tutti questi con stocchi da pazzo. Stasera sei in incrocio fra Thriller, no? E Gollum, quello... Mi piaci, ti voglio bene. E però, insomma... Io te do 8 come show, 8 come simpatia e 3 perché hai rifatto. Voglio sentire, sono curioso di sentire il parere di Luca. Io sono molto felice che ci sia Enrico perché ci toglie da un grosso impaccio. E non ti chiedo qual è. No. Poi è molto gentile. Però ho trovato sopraffina l'autocitazione dell'uomo gatto. Esatto. Io ho trovato veramente una chicca. Esatto, quindi grazie. Se Mendola voleva aggiungere una cosa. No, basta così. Bravo Enrico. Un bacio ancora alla tua mamma. Grazie veramente. Enrico, rilassati. Non puoi star tutta la sera così.